non è finita finché non è finita. Volete una prova? Chiedetelo a Vastese e Francavilla, protagoniste di un derby pazzo che per due terzi sembra essere in totale controllo aragonese, ma che dal 26esimo della ripresa in poi vira totalmente, e quello che per il Francavilla si trasforma in un punto d'oro, per i biancorossi è praticamente una sconfitta mascherata dal punticino rimediato. Palladini cambia pelle alla sua Vastese, difesa a 3 con Iarocci, Molinari e Del Duca. Fiore va in panchina, 3-4-1-2 il modulo scelto per il derby col Francavilla, con Napolano alle spalle del bomber Leonetti e di Giampaolo. Problemi di formazione per Racchini, senza Cruz e Bedin squalificati e con Sanchez ancora in box. Dopo l'infortunio rimediato mercoledì, Cafiero e Bosco sono i centrali difensivi, Palumbo la mezzala sinistra, mentre davanti è Paravate a guidare l'attacco con De Costanzo e Banegas, l'uomo più in forma dei giallorossi. I biancorossi di casa partono forte al 7. Leonetti non arriva in spaccata sul servizio da destra di Stivaletta, ma è un appuntamento rimandato di 120 secondi, perché sul piazzato di Napolano al 9 è sempre lui il più lesto a girare di testa la sfera alle spalle di Spacca, proprio sotto la curva d'Avalos. La risposta del Villa al 12esimo, ma l'acrobazia di Paravati ad altissimo coefficiente di difficoltà e il tiro sul corner di Banegas termina a lato. Ma il vantaggio sembra galvanizzare gli uomini di Palladini, che al 16esimo sfiorano il bis con una combinazione tutta sulla destra tra Giampaolo con l'Arieti e la conclusione di Leonetti di poco a lato. Leonetti è scatenato e al 23esimo gira centralmente di prima intenzione il pallone che gli capita, con Spacca attento a rimbattere il pallone e con la Vastese che protesta per un presunto retropassaggio successivo di un difensore giallorosso verso il proprio portiere. Gli ospiti fanno fatica a causa del lavoro degli attaccanti di Palladini, che inaridiscono le fonti di gioco giallorosse, lasciando all'11 di Racchini solo le corsie laterali. Il Francavilla si rivede al 35esimo e potrebbe trovare la strada del pari con Cafiero, che gira di testa il corner di Banegas senza però aver fatto i conti con Napolano, che allontana quando il gol sembrava ormai cosa fatta. Vastese che nella ripresa però comincia da dove aveva terminato. Al secondo incursione di Giampaolo in area di rigore, scontro tremendo con Cafiero per Gallipò di Firenze, rigore, ma i due rimangono a terra per almeno due minuti. Si riprende con Napolano che dagli 11 metri spiazza Spacca, regala il raddoppio agli aragonesi, e con Cafiero che invece deve lasciare spazio a Nazari dopo la capocciata precedente. La squadra di Palladini prende ancora più fiducia. Mele sbaglia il passaggio con Leonetti che intercetta la traiettoria e prova a prendere di sorpresa il portiere, ma senza precisione. Il Francavilla si scuote con De Costanzo 60 secondi più tardi, percussione è prepotente, ma il tiro è alto, con la Vastese che protesta per un tocco di mano del numero 29. Racchini allora inserisce Milizia, Samuel Di Renzo e Di Giovacchino, ma il match lo riapre al 71esimo la punizione capolavoro di Banegas, che con sinistro disegna una traiettoria meravigliosa a Morelli immobile. Per il sudamericano è il terzo gol in stagione. Il Villa inizia a credere nella rimonta e sfiora il clamoroso bis dopo 4 minuti col tiro cross di San Severino, che bacia la traversa e torna in campo. La Vastese sembra irretita, l'inerzia passa totalmente dalla parte giallorossa. Al 77esimo altro piazzato di Banegas, Di Giovacchino controlla e libera il tapin di Palumbo, che sarebbe vincente se solo per l'assistente non fosse in posizione di fuorigioco. Proteste giallorosse, ma gli aragonesi sono alle corde. Ancora Banegas stoppata ad un passo dal 2-2 con la conclusione doppia e la seconda che sfiora il montante di Morelli. Palladini richiama Giampaolo e inserisce Sciba, ma è Napolano che quasi sorprende Spacca all'81esimo con un tiro dalla distanza. Ma nel Villa è Banegas l'ultimo ad arrendersi, e proprio al 90esimo dal limite dell'area di rigore col mancino fulmina Morelli e regala un pareggio insperato ai giallorossi, con la Vastese sulle ginocchia e che non ha più la forza di proporre occasioni per portarla di nuovo a casa. Finisce in pareggio e per la Vastese sono solo fischi sonori, quelli dell'Aragona. Palladini in bilico, mentre il Villa, dopo la vittoria di mercoledì, ormai sa di avere, pur senza attacco, un Banegas formato spaziale. Presidente Bolami, un pareggio che assomiglia tremendamente ad una sconfitta. Ma sicuramente, oggi volevamo i tre punti che potevano starci là sopra, e mi aspettavo una vittoria perché veramente era importante per tante situazioni, però abbiamo visto un altro pareggio, nonostante avevamo di due gol di scarto, abbiamo preso il gol e siamo stati capaci di prendere un altro gol, e purtroppo il pareggio ci sta un po' stretto, però alla fine è un pareggio anche giusto. Due terzi di partita praticamente comandati, poi si è spenta la luce dopo il gol del 2-1. Ma guarda, c'è qualcosa che non riusciamo a capire, perché è una squadra allestita per fare un cambiamento di vertice e noi come società non ci possiamo rimproverare niente.
abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. C'è qualcosa che non va, speriamo di capirlo al più presto possibile, anche da stasera vediamo di risolvere questo problema, perché se no ci andiamo anche a tagliare un po' tutti quanti se non risolviamo questo problema che è un po' grande. Oggi era una partita importante anche per il futuro di Ottavio Palladini, a questo punto è sempre più in bilico la sua posizione. Ma guarda, io il mister non è che fatti bilico o non in bilico, c'ho un buon rapporto, però purtroppo, come il calcio si sa, quando i risultati il primo a pagare l'allenatore. Non è questo che stiamo parlando, però sicuramente ci vuole una vittoria per portare tutto a normalità. Oggi era importante, non è arrivata, aspettiamo domenica e vediamo cosa succede. Però rifletterete anche sulla sua posizione? Guarda, non lo so, adesso mi faccio la domanda che dopo la partita, sai, quando non vinci stai un po' confuso, bisogna resettare un po' tutto, ci ragioniamo, ne parliamo con lui e vediamo il da fare, però ripeto, siamo grossi e vaccinati, se si fa qualcosa si fa il bene per la Vastese, però io sono fiducioso che con una vittoria tutto ritorna normale, deve arrivare questa vittoria, mi dispiace per il pubblico, oggi danno 1200 persone, la città risponde, il tifo risponde, purtroppo io... Come presidente e come società non devo dire che grazie a loro, noi più di questo non possiamo fare per il momento. Paolo Lacchini, sul 2-0 con la Vastese in controllo, probabilmente tu in tutto lo stadio Aragone eri uno dei pochi che credeva probabilmente alla rimonta del Francavilla. Ma sì, preso il gol del 2-0 ovviamente le cose si sono complicate tantissimo, però poi ho cambiato qualcosina e devo dire che i nuovi innesti ci hanno dato brio e comunque abbiamo iniziato a giocare, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto il gol del 2 pari che poi ci è stato annullato, abbiamo riavuto l'occasione del gol e un altro paio di situazioni. Comunque c'è stata una grande reazione e quindi questo mi fa ben sperare per il futuro. Contro una squadra secondo me forte, perché la Vastese è una squadra forte, avevamo preparato bene la partita, ma anche noi, però nel primo tempo abbiamo avuto qualche amnesia, siamo andati sotto e abbiamo anche sofferto qualche ripartenza della Vastese, che comunque davanti a giocatori importanti. Ci sono pareggi e pareggi, questo se non è una vittoria ci assomiglia parecchio. Ma sì, questo è dà consapevolezza alla squadra che comunque, nonostante il doppio svantaggio, ha continuato a credere in quello che faceva e in quello che facciamo comunque da 2 mesi e l'hanno ripresa e penso che se continuiamo ad andare avanti rischiamo anche di vincere questa partita. Però ripeto, su questo campo contro questa Vastese è un ottimo risultato. Mister Ottavio Palladini, fino a pochi minuti fa ha avuto un colloquio con la dirigenza dopo questo 2-2, insomma, che clima si respirava? Ma no, abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo parlato di quello che è stato oggi il problema. E quando prendi un gol del 2-1 così, logicamente dopo l'ansia viene fuori perché da lì in poi siamo andati in ansia. E quindi sono tornate fuori le paure. La squadra era stata perfetta per un'ora, un quarto. E dopo, quando prendi i gol, vengono fuori queste problematiche. E alla fine pareggi una partita che avresti meritato di vincere. Si sente a rischio Ottavio Palladini. Ma noi allenatori siamo così, siamo a rischio. Poi ne parleremo con la società, vedremo quello che la società ha intenzione di fare, ma al di là di questo mi dispiace per i ragazzi perché oggi veramente hanno per un'ora e un quarto, un'ora e 20 hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, giocando in un modo diverso, abbiamo fatto un modulo oggi diverso. E la squadra c'era in tutti i sensi, perché poi era cattiva, era aggressiva, ha creato poi qualcuno non ce la faceva più, e da lì sono arrivati un po' i nostri problemi. Facciamo un po' un passo indietro perché ha detto bene, il modulo ha dato delle risposte, il cambio di modulo, nonostante fosse nuovo, ha dato delle ottime risposte. Possiamo chiederle quando ha pensato di passare alla difesa a 3? Ma già da giovedì abbiamo iniziato a provare anche questo modulo di gioco per dare più certezze e più garanzie ai giocatori e così è stato, perché poi abbiamo preso come al solito un gol su punizione e da lì poi si è visto palesemente che la squadra ha sofferto di vittoria, la vittoria, ansia da vittoria, diciamo così, no?